Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video a tema Marvel. Oggi scopriamo la lampada di Spider-Man. Eccoci qua dunque con questo nuovo oggettino che sono molto contento di farvi vedere. È una cosa particolare, quindi è una statua di Spider-Man con questa base del lampione che ovviamente si accende e fa un effetto veramente molto interessante. L'ho comprato su Amazon, l'ho pagato circa una cinquantina d'euro ed ero un pochino scettico, no? Ero un po' indeciso se la figure potesse essere all'altezza, poteva piacermi, insomma, sono rimasto un pochino dubbioso. Non vi nego che l'ho già aperto, perché ovviamente volevo controllare che funzionasse prima di fare il video e effettivamente mi è piaciuto. Ci sono alcuni piccoli difetti di cui sto per parlarvi, però tutto sommato la statua mi è sembrata molto importante. Ma come sempre ragazzi miei, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione all'insù, mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist della Marvel dove potete trovare tutti quanti i video dedicati a questo meraviglioso mondo. Ultima cosa, ma non meno importante, sotto in descrizione vi lascerò il link Amazon per poter acquistare questa statua. Appunto, dove l'ho preso io costa più o meno, come vi stavo dicendo, una cinquantina d'euro. Non lo ricordo con esattezza, comunque siamo intorno a quella cifra. Perdonate anche il fatto che con questa nuova location non sarà semplicissimo farvi vedere questa statua, che è molto alta, è circa 30-35 centimetri, e quindi non sarà semplicissimo. Cercheremo di fare il nostro meglio. Comunque, vi muovo un pochino la camera, anzi diciamo che ve la centro per farvi vedere anche la scatola, lo switch, che praticamente è la classica fontanella di New York, che può essere roteata e attivare tre diverse tonalità di luce, quindi potrete scegliere fra una più debole, una un po' più forte e il massimo. Questa è una feature veramente molto carina. Ci ricorda ovviamente che è una Spider-Man Lamp alta 33 cm, quindi esattamente come vi stavo dicendo, e si collega alla corrente con una semplice presa USB. Qui abbiamo ovviamente il logo Spider-Man e della Marvel. Qui ci fa vedere il giornale che potrete vedere sulla base della fontana. Qui ci fa vedere il giornale, il Daily Bugle, che ovviamente offre una ricompensa per le foto di Spider-Man. E come vi stavo dicendo, la fontanella. Qui sopra, vi muovo un pochino la camera, possiamo vedere alcuni dettagli del nostro Spider-Man, va bene? Ma a questo punto io direi di non perderci in chiacchiere ancora ed andiamo ad aprire la nostra lampada. Come vi stavo dicendo, cerco di fare il massimo, purtroppo lo spazio che ho a disposizione qui non è tantissimo. Allora, eccola qua, la nostra statua. Togliamo subito questo cartone perché è veramente tanto ingombrante. Allora, eccola qui. Dopo la colleghiamo anche così vi faccio vedere per bene anche come si illumina. Io direi a questo punto vi faccio un piccolissimo taglio così muoviamo la camera e ve lo posso far vedere meglio. Perfetto, eccoci qua. Come stavamo dicendo, questo è il classico collegamento USB, quindi avrete bisogno di un adattatore del genere. Noi adesso lo colleghiamo così come vi dicevo, vi faccio vedere come si illumina. Questa è la fontanella. Devo dirvi che è stata fatta abbastanza bene. Peraltro la nota positiva io la voglio dare alla catenina, che è di ferro vero, sicuramente un bel dettaglio. Questo è il giornale di cui vi stavo parlando. Vedete il Daily Bugle che offre una ricompensa per le foto dell'Uomo Ragno. E è stato aggiunto tutte queste parti gialle, ragazzi, che secondo me devono andare a simulare la sporcizia. Ora vi dico, non è venuta un granché. Per quanto mi riguarda, queste parti sulla base sono tutte un po' troppo uguali, vedete? Non è che hanno un gran significato. Molto meglio invece la fontanella, che è stata sporcata praticamente con lo stesso giallo. Però vedete come ha un pochino più senso, no? Si vede che questa fontana volevano simulare il fatto che fosse
invecchiata. Quindi mi piace molto di più l'effetto fatto su di lei piuttosto che quello a terra. Vi dico anche una cosa, non avessero fatto nulla, probabilmente sarebbe stato un po' troppo finto. Però, insomma, qua si poteva fare sicuramente meglio. Lo stesso sporco lo possiamo ritrovare anche sul lampione. Vedete come è stato macchiato. Però il problema è che hanno fatto praticamente queste macchie un po' identiche dappertutto. E quindi non mi fanno impazzire. Ci spostiamo sulla figure, che come vi stavo dicendo, io inizialmente quando ho preso questa statua pensavo fosse stato più bello la base, la fontanella, piuttosto che il personaggio in sé. In realtà mi sono sbagliato, perché secondo me l'uomo ragno l'hanno fatto abbastanza bene, è stato anche scolpito abbastanza bene. Vedete come sono state fatte tutte quante le righe sulla tuta, che poi sono state ben colorate di nero. Quindi questo mi ha piacevolmente sorpreso. Io non ero sicuro che fossero proprio scolpite le righe della ragnatela. In realtà sì. Guardate come è stato ben colorato. Quindi tutto sommato l'effetto dell'uomo ragno secondo me è veramente molto buono. Al di sotto della mano ovviamente esce la ragnatela, che si aggancia al lampione. Lampione che ritroviamo, vedete, questo sporco che è sempre un pochino tutto uguale, che appunto, come vi dicevo, insomma, non è che mi piace tantissimo. Comunque, come vi stavo raccontando, poi il pezzo forte della statua è ovviamente l'accensione della luce. Non sarà facile farvelo vedere, adesso cerchiamo di capire come posso fermare la camera. Vado ad inserire la porta USB alla corrente e vi mostro la lampada illuminata. Ok ragazzi, eccoci qui, lampada collegata. Diciamo che con questa inquadratura dovrei riuscire a mostrarvi l'accensione. Purtroppo non si vede la fontanella, ma questa ve la mostro dopo. Comunque andiamo a fare un tic, sentite? E in questo caso, come potete vedere, si accende la luce LED. Possiamo dare un altro tic per aumentare l'intensità. Eccolo qua, vedete come comincia a diventare più forte. Ed infine l'ultimo per rendere la luce più potente possibile. Eccolo qua. Come potete vedere, l'effetto secondo me è molto interessante. Magari adesso provo anche a spengervi un paio di luci, così sicuramente potrete apprezzare meglio. Allora, la prima e la seconda. Vedete, ragazzi, l'effetto che fa sicuramente è molto carino. Vi muovo un pochino la camera. Eccolo qua. È un bel oggettino, ragazzi. Questo da mettere vicino alle vostre statue Marvel, o magari su una scrivania, no? Una stanza dove ci sono tante cose della Marvel. Insomma, comunque, anche che volete mettere soltanto questo uomo ragno, secondo me ci sta veramente benissimo. È fatto molto bene. Poi, appunto, vedete quando lo accendete, secondo me l'effetto che fa è veramente molto interessante. Vi faccio vedere lo switch della lampada, così potete capire bene come funziona. Vedete ragazzi, semplicemente un tic, vedete come la luce si abbassa, altro tic ed infine la spengete, ok? Quindi molto molto semplice. Ragazzi, che vi devo dire, a me è piaciuta molto. Ero dubbioso, come vi stavo raccontando ad inizio video, però sinceramente mi è piaciuta molto. Riaccendo intanto la luce, almeno una. Eccoci qua. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like bellissimo come questo Spider-Man o che si illumina. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuta questa statua, se magari l'avevate già acquistata. Vi ricordo che sotto in descrizione vi lascio il link Amazon per poterla acquistare anche voi. Io vi do appuntamento con i prossimi video della Marvel, ragazzi, che non mancheranno mai sul canale. Restate sempre super sintonizzati qui da Visio e dalla lampada di Spider-Man. È davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!